Sono Antonio Farabollini dell'azienda agricola Farabollini Giorgio Antonio. La nostra azienda bovina dall'allevamento e dal latte è nata negli anni 75-76. Si trova nel comune di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno. È da qualche anno che collaboriamo con la Tecnozoo e anche qualche anno che abbiamo cominciato a prendere dei prodotti per la conservazione sia degli alimenti per le mangimate dell'insilato e soprattutto dall'anno scorso abbiamo provato dei prodotti per la conservazione dei fieni. Abbiamo usato il Cofasil per l'insilato in trincea, l'abbiamo adoperato lungo muri e sopra il cappello, oltre al telo fine che mettiamo sopra al telo, e ci siamo accorti anche qui che lo scarto, il cappello sopra, è veramente minimo, quasi inconsistente. Ci ha dato una grossa soddisfazione e anche quest'anno ripeteremo sia il prodotto per la fienagione e sia il prodotto per l'uso di trincea per gli insilati. Ricordo che noi facciamo gli insilati soltanto di frumento, non facciamo gli insilati di mais, quindi è anche un po' più difficile forse la conservazione di questi prodotti. Ci siamo accorti che l'efficacia è molto buona di questo prodotto, quindi quest'anno rifacciamo sicuramente l'esperienza su tutto però la fienagione e su tutto l'insilato con questi prodotti per la conservazione. Mi chiamo Alessandro Marcon, sono un veterinario e collaboro ormai da 6 anni in Toscana con la Tecnozoo. Il prodotto che utilizziamo in questa azienda è il Cofasil Stabil, che è un additivo chimico non acido, a base di sorbato di potassio e di benzoato di sodio, con un pH che sta tra l'8 e il 9,5. Questo lo rende particolarmente sicuro per gli operatori. Inoltre, questo prodotto può essere utilizzato sia in presenza di aerobiosi che di anaerobiosi, per cui lo si può utilizzare sia sui foraggi secchi che in trincea.